quando esco da casa la crema minimo 15. Quando vado al mare da 30 in su. La uso più che altro per idratare, non tanto per l'abbronzatura, perché comunque già sono scuratina, però per idrato e poi sul viso metto la protezione 50. All'inizio della stagione per proteggere la pelle poi cerco di fare senza. Di mettere la protezione solare per alcuni proprio non se ne parla. Dopo le restrizioni da coronavirus la voglia di uscire e di prendere il sole è tanta, ma attenzione, soprattutto ad inizio stagione, quando la nostra pelle è ancora molto sensibile. E qui che cosa è successo? E niente, sono stata a mare questo weekend. E non ha applicato la protezione solare? Devo dire che l'ho dimenticata. O perlomeno sembra che in alcune parti l'abbia applicata, mentre qui ha una vera e propria ustione solare che è un fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori della pelle. Questa è un'ustione di primo grado con rossore senza bolle, quindi diciamo che questa nell'arco di un po' di tempo risolve da sola. È comunque un evento traumatico. Se proprio la cosa, il fenomeno è più esteso, si può o applicare un cortisone oppure molta crema idratante emolliente e solo nei casi più gravi ricorrere alla terapia sistemica, quindi per bocca se necessario. Evitiamo dunque di maltrattare la nostra pelle sottoponendola ad esposizioni prolungate al sole, perché i rischi possono essere questi. Questa è un'ustione di secondo grado perché oltre al rossore c'è la formazione di bolle, che sono queste contenenti acqua. La scottatura solare, soprattutto quella quando si formano le bolle, non solo il rossore, è associata significativamente ad un rischio maggiore di sviluppare tumori cutanei. Quindi le ripetute scottature aumentano di 2-3 volte il rischio negli anni successivi di andare incontro a dei tumori della pelle. Ricordiamoci di applicare ogni 2-3 ore una crema protettiva e portarla sempre con sé, soprattutto se si sta a lungo fuori. Senz'altro, bisogna usarle perché fin da piccoli è bene usarle per proteggere la pelle e eventuali danni alla pelle. Sì, assolutamente. Anche quando è nuvoloso, anche quando sembra che non ci si scotta. Tenete presente che tra le ore 12 e le 14 il livello delle radiazioni ultraviolette è più alto e che la nostra pelle può essere più o meno sensibile. Il sole, ovviamente i raggi solari passano attraverso le nuvole, quindi la fotoprotezione quando si va all'esterno e si rimane fuori per alcune ore va sempre applicata. Esistono diversi fototipi, ci sono persone che hanno pelle molto chiara, capelli biondi e occhi azzurri o verdi e sono quelle in genere più predisposte alle scottature solari. Quindi queste sono le persone che sicuramente devono avere un'attenzione maggiore, ma questo non significa che sono le uniche persone che devono fotoproteggersi. Tutti i fototipi, tranne quelli molto scuri, necessitano di una fotoprotezione sempre. Un altro consiglio che noi dermatologi diamo è quello di non fare le lampade artificiali, quindi le lampade abbronzanti, con l'idea di poter preparare la pelle. Questo è un falso mito. Le lampade abbronzanti hanno tante controindicazioni e non preparano mai la pelle.